Mamma mia, mamma mia, che sofferenza. Che sofferenza, è finita questa partita, è stata un'agonia, ma è stata anche una godura allo stesso tempo. Sera Borna, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Appena finita la partita magica tra Leicester e Napoli, terminata con il risultato di 2-2, e niente, godo, godo, non abbiamo vinto, potevamo vincere per come è andata la partita, ma sono contento. Pareggiare 2-2 contro una squadra sulla carta, nel loro stadio, con una squadra del campionato inglese, che è un campionato di livello altissimo, è un grande risultato. Il Napoli poteva vincere. Il Napoli, anzi, posso dire anche più forte dall'Leicester, cioè dei singoli poi più interessanti. Poteva vincere, però il Napoli ha fatto diversi errori che mi hanno fatto incazzare. Però il Napoli non ha mollato. Non ha mollato, non ha desistito e ha provato il tutto per tutto per fare male il pareggio, ed è così stato. E meno male. Allora, nel primo tempo, i primi minuti, il Napoli l'ho vista un po' in difficoltà. E l'Ester ha trovato subito il gol, nei primi 10 minuti, se non sbaglio. Non vorrei dire una stronzata. Però il Napoli ha giocato bene, soprattutto negli ultimi 30 minuti del primo tempo. Però ha sprecato troppe occasioni, in particolare una di Insigne, che ha fatto, mi sembra, un tiro a giro, ma che non è andata bene, è andata leggermente fuori. Zielinski sotto la porta, ma c'è stata prima il difensore, mi sembra, Evans. Poi Schmeichel, che ha fatto una bella parata. Ma non mi ricordo tutte le occasioni del primo tempo del Napoli, però il fatto sta che il Napoli è stato abbastanza sprecone. Ma veramente sprecone. Poi mi pare anche un'occasione di Lozano e di Osimhen, non vorrei sbagliarmi. Però il Leicester ha trovato subito il gol con a Jose Perez. Ma la colpa, sapete di chi è? È di quel cazzo di Di Lorenzo. Allora, io già non concepisco perché Di Lorenzo gioca a sinistra. Di Lorenzo è un ottimo terzino, ma è un ottimo terzino a destra, non a sinistra. Malquito, che ci sta a farlo giocare, ma non contro il Leicester. Malquito devi far giocare una partita contro il Venezia, contro il Genoa, contro l'Udinese, queste squadre dove rischia di non far danni, ma non lo puoi mettere contro il Leicester. Di Lorenzo a destra va benissimo, è il miglior giocatore che abbiamo in quella posizione. Tu che fai, metti Malquito? Che è lento, 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 è lento come la connessione di casa mia, porco cioffi. Di Lorenzo che fa? Si mette a marcare Ineacio, che deve essere marcato da Koulibaly, invece di marcare Jose Perez, che si va tutto solo sulla destra. Tira, fa una conclusione, tappa in vincente, Ospina ovviamente poteva far meglio, ma nemmeno troppo, anche se stava tipo 8 metri di distanza. Ma Di Lorenzo che cazzo ci fa? Cioè, Di Lorenzo ha fatto, Di Lorenzo fa sempre lo stesso errore. Invece di andare a marcare il terzino, l'ala, voglio dire, l'esterno, si mette a marcare la punta. Due volte ha fatto questo errore negli ultimi 3 mesi. L'ha fatto con 2 mesi, gli ultimi 2 mesi. L'ha fatto nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, dove non ha marcato Shaw. Ha dato la libertà al terzino di segnare col tapis in vincenne di sinistro. Eppure contro il Genoa, dove Cambiaso ha fatto anche la stessa cosa. Di Lorenzo deve migliorare in questo. Di Lorenzo deve imparare a marcare l'ala. L'ala. Deve marcare a uomo, non deve marcare a zona, porco cazzo. Poi nel resto non ha giocato nemmeno una bruttissima partita, ma non merita il 6 secondo me, perché quell'errore non si fa, non si fa. Tu sei un terzino, sapevi difendere per prima cosa. Poi nel secondo tempo il Napoli ha giocato meglio, ma il Napoli in generale ha giocato meglio rispetto all'Leicester. Il Leicester è stato concreto perché ha fatto molti meno tiri in porta, ma ha fatto 2 gol. Il Napoli ha fatto sì 2 gol come il Leicester, però ha fatto molte più occasioni e le ha sprecate. E questo non è buono, ok? 2 gol, sì, però finché pareggi va bene, ma se perdi non è buono. Non posso mettere sfogo perché Napoli ha giocato bene e ha pareggiato. Se il Napoli merita la vittoria non sono d'accordo, perché se il Napoli non riesce a fare un gol in più dell'avversario, come fa a meritare la vittoria? È evidente che qualcosa ha sbagliato. Sì, è evidente che qualcosa ha sbagliato che le ha permesso di non conseguire un risultato positivo, qual è la vittoria. Molto semplice, cioè è fuori discussione sul fatto che Napoli meritasse o meno la vittoria. Cioè, non ci sono discussioni. Il pareggio è sempre il pareggio, è quello. Il pareggio è meritato. Se le squadre pareggiano, il pareggio è meritato, appunto. Tornando alla partita, cioè all'analisi della partita, comunque pure l'Ester è in partita, soprattutto nel secondo tempo si vede molto di più rispetto al primo. Diciamo tra il 50 e il 65, comunque l'Ester si è ripreso tantissimo, però allo stesso tempo non ha mollato. Comunque all'Ester hanno annullato anche un gol per Didaka, comunque era millimetrico il fuorigioco, quindi ci sta anche.
Meno male che c'è il VAR, altrimenti l'avrebbero dato. Ma nemmeno un gol tale da oddio che scandalo gliel'hanno dato, no. Cioè, non è che non se ne sarebbe accorto quasi nessuno di quel gol di quella posizione regolare. Dopo il gol di Barnes, che è arrivato subito dopo il gol annullato, ho smesso di crederci. Però il gol di Osimhen mi ha fatto riacquistare la speranza. Ma che cazzo di gol che ha fatto Osimhen? Osimhen veramente ha fatto una giocata davvero fuori classe, secondo me. Ha fatto un bel dialogo tra Insigne e Elmas. E Osimhen ha fatto una cosa difficilissima, se l'ha scoordinato davanti alla palla. Con cui ha fatto una posizione strana, quasi uno scorpione, non so che cosa, come chiamarlo, è riuscito a scavalcare il portiere, andare sopra il portiere. Veramente ha fatto un gol sensazionale, Osimhen. Veramente un gol da cineteca. Osimhen veramente ci ha carriato, usando un termine tecnico, videoludico. Veramente ci ha carriato, cioè ci ha trascinato fino al risultato buono. Poi il secondo gol, però, è molto bello perché ha fatto un bel colpo di testa, bella elevazione, e l'ha indirizzata bene in porta. Dove Schmeichel non poteva far nulla, facendo le mini pagelle, Ospina. Diciamo che Ospina non posso dare un po' una sufficienza alla fine. Non è stato impegnato con delle parate perché Lesser ha tirato poco in porta e quei tiri sono entrati. Su gol di Ayoze Pérez, magari poteva far di più. Poteva essere più, posso dire, più cazzimoso, cioè poteva essere più deciso nella respinta. È stato troppo molle perché altrimenti la palla non sarebbe mai entrata se fosse stato più deciso nell'intervento. Quanto siamo a 6 minuti, ok. Della difesa, Rahmani un po' scordinato, ma non ha giocato male. Comunque pressava alto. Ed era importante. Le squadre, le avversarie che giocano in velocità in contropiede vanno a pressare alto, secondo me. Perché devi impedire le possibili ripartenze. Se tu non pressi alto contro queste squadre, ti fai schiacciare, secondo me. Mentre Koulibaly però ha giocato bene. C'è una difesa del Napoli, i centrali non si è comportata male. Quindi 6 a Rahmani e 6 e mezzo a Koulibaly ci sta anche. Anche se Koulibaly potrebbe anche abbassargli il voto, perché comunque sul secondo gol ha molte responsabilità. Lui e Malquit hanno parecchie responsabilità sul secondo gol. Infatti Malquit è stato il peggiore in campo del Napoli. Cioè tu non puoi farti prendere in velocità così da Barnes. Cioè ma che cazzo, Malquit è lento, non sa difendere, sbaglia un sacco di cross. Cioè ma che cazzo, si vede che non è in forma, ormai è un giro finito Malquit. L'infortunio tra la spalla l'ho rovinato. Stavo pure andando bene. Mamma mia. Cioè, Malquit per me devi metterli negli ultimi minuti. Ma metterlo contro il Leicester per me è un suicidio. Cioè, una cosa sbagliata di Spalletti sarà mettere Malquit a destra. Il suicidio. Poi del. Dopo Juan Gesso non do il voto perché comunque ha giocato poco. Nel centrocampo Fabio Ruiz ha giocato bene. Comunque, giocando nel 4-3-3, comunque riesce a stare a suo agio, ecco, non mi veniva in mente il termine. Nel 4-3-1 era troppo vincolato a giocare regista. Ora che gioca più avanti, più offensivo, può svariare e si vede le sue qualità. Zielinski invece l'ho visto un po' assente. Ok, qualche un po' si è visto nel primo tempo, però si vede che non ce la fa. Cioè, è ancora troppo fuori forma. Mentre Zambanguissà ha giocato un'altra partita d'alto livello eccezionale. Cioè, è un giocatore che mi sta piacendo sempre di più. È ok, ancora presto, però sta giocando bene. Perché comunque è sempre lì quando c'è il problema da recuperare. Cioè, è sempre pulito, preciso nell'intervento. Gioca semplice, non rischia la giocata quando deve fare un passaggio. Veramente è un giocatore che dà equilibrio. È una diga, non fa passare nessuno. Cioè, almeno è un altro livello rispetto a Bakayoko, secondo me. Poi Elmas pure è entrato bene, comunque. Si è fatto vedere con qualche giocata barra occasione. Poi Lozano non mi è dispiaciuto, non è stato uno dei migliori, però non ha fatto schifo. Cioè, l'ho visto bello dirompente in velocità, nelle ripartenze. È stato spesso fermato, però comunque rispetto a quando gioca in Serie A lo vedo molto più focoso, ecco, che ha voglia di imporsi, vivace. Insigne. Una partita da Insigne, cioè Insigne poteva far meglio, però di per sé ha giocato bene, ma da Insigne mi aspetta sempre il massimo, secondo me. Comunque Insigne sì, 6 e mezzo se lo merita. Osimhen, diciamo che spesso è stato bloccato per qualche minuto, ma Osimhen è riuscito a recuperare alla grande con la doppietta che ci ha portato al pareggio, quindi l'8 se lo merita tutto Osimhen, secondo me. Petagna comunque ha giocato bene, ma Politano anche si è fatto vedere.
Ma il giocatore che ovviamente mi piaceva tanto nel Napoli è stato Nasta. Cioè io, ma ogni volta che faccio i cambi, il Napoli riesce sempre a risolvere la partita. Contro il Genoa è entrato Petagna, segnate, un assist ha fatto il partitone. Con la Juventus, un assist è entrato e ha cambiato la partita. Però contro il Leicester, pure adesso, con i cambi il Napoli è riuscito a fare meglio. Un assist ha fatto un'altra cazzo di partita. È velocissimo, sa dribblare. Cioè, ma che cazzo di giocare un assist? Deve essere un po' più concreto, ma quando si tratta di ripartire o di superare l'uomo, diciamo, per avere la superiorità numerica, un ass è un mostro. Cioè, l'ero di dribbling, un ass è davvero un mostro, secondo me. E dell'essere chi ha giocato bene è stato Barnes, indubbiamente. Ha giocato bene Tielemans, soprattutto nel secondo tempo. Soyuncu pure nel secondo, Schmeichel con qualche parata. Poi, comunque sì, è un ottimo risultato per il Napoli. Dobbiamo vincere le altre. Buono, abbiamo pareggiato, perché sembra meglio che perso, tutto pareggiare con l'Ester. E niente, ci vediamo lunedì con il post partita contro l'Udinese e niente, ciao ragazzi.